Gentili amici telespettatori, buon pomeriggio. Siete collegati con lo stadio comunale di Valanidi in Melito Porto Salvo, in Reggio Calabria, pardon. È Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partitissima dell'anno, San Giorgio Extra Melito Futsal. Sono in compagnia delle. L'aspirante giornalista Domenico Tripodi, Iam Calcio. Buon pomeriggio. Intanto fervono i preliminari e passo a leggere le formazioni che sono in campo agli ordini del signor Natale Guarnaccia di Reggio Calabria, San Giorgio Ienuso, Pezzimenti, Paturzo, Cuzzola, Nocera, Borghetto, Minniti, Caridi, Rappocciolo, Sartiano e Manglaviti. A disposizione del mister Francesco Api, Scopelliti, Pannuti, Grillo, Speziale, Fotia, Belluno e Simone. Melito Futsal, Pietro Cilione, Barilla, Tripodi, Candito, Baccellieri, Laganà, Verducci, Danilo Romeo, Calabro, Zaccone e Cilione, Roberto. In panchina, agli ordini del mister Silvio Malaspina, Claudio Candito, Ielo Labate e Paolo Romeo. Tutto è pronto, l'arbitro controlla il cronometro, ha già controllato le reti che nessun Topo Gigio abbia combinato qualche pertugio e quindi siamo pronti, via. Comincia la 25ª giornata del campionato di seconda categoria Girone F Calabria, di fronte, come dicevo, il San Giorgio che si schiera alla nostra sinistra con casacca verde oliva e banda orizzontale, mentre il Futsal Melito ovviamente alla nostra destra con la tradizionale casacca blu. Parte un lungo lancio, un colpo di testa di Laganà, aggancia Manglaviti, cerca di portare la minaccia ora la formazione di casa. Casacca verde, pantaloncini neri come i calzettoni. Parte un lungo lancio, libera la difesa, ma la palla rimane lì, palla fuori aria. C'è una posizione di offside fischiata dall'arbitro, il signor Natale Guarnaccia, a favore della formazione locale. Parte un lancio direttamente oltre la linea dell'out e quindi sarà la formazione di casa con Pezzimenti che ha già scambiato con Borghetto. Lancio in avanti, ha recuperato la difesa, c'è un cross a beneficio di Zaccone, non si chiude il triangolo. Cambio fischiato dall'arbitro, il signor Natale Guarnaccia di Reggio Calabria. 2 minuti e 20 secondi nel primo tempo, 0-0 al comunale di Valanidi, impianto Ciccio Cozza. In bello slalom entra in area, cross, stava per entrare in area. Entra in tackle scivolato Minniti, in maniera irregolare a parere dell'arbitro, il signor Guarnaccia di Reggio Calabria, che decreta un calcio piazzato a favore della formazione di ospite. Sulla linea di battuta c'è capitano Franz Baccellieri. Con questo lancio in avanti, un colpo di testa da parte di un difensore,
ha recuperato il bomber e capocannoniere del campionato Salvatore Rappocciolo, inteso El Cobra. Parte un lungo lancio, nessun problema per il portiere. Sono in compagnia anche di Paolo Siclari, grande esperto di calcio, è sempre un abitué dell'impianto Ciccio Cozzo. Buonasera a tutti i telespettatori, sì, siamo qua per questa partita Futsal Melito contro il San Giorgio. Il San Giorgio che oggi l'unica cosa è vincere per fare il salto di qualità, è una squadra che ha meritato tutto il campionato, però gioca contro una signora squadra che è Futsal Melito, non, sicuramente non si lascerà imbrigliare dal San Giorgio. Vincendo oggi praticamente mette al sicuro da ogni rischio nell'ultima partita in programma domenica prossima in trasferta. Sì, vincendo oggi sono 4 punti sulla seconda, i punti in una partita sono 3, quindi oggi la matematica dalla promozione al San Giorgio vincendo. Ci sono stati grandi preparativi, abbiamo visto anche una coreografia all'inizio della partita. Sì, ero giù nel campo, ho visto la bellissima coreografia fatta qua anche negli spalti, un numeroso pubblico, ci sono quasi 500 persone qua presenti a Longhi Bovetto, numeroso pubblico, bellissima coreografia fatta da coriandoli, da fuochi d'artificio e fumogeni verdi, i colori del San Giorgio. Ora qua stanno dando una casacca al portiere perché si confonde con i giocatori del San Giorgio. Ed è il San Giorgio che si sta apprestando con Sartiana a battere il calcio d'angolo, tosse in mezzo, però nulla di fatto, ancora riprende l'avanti del San Giorgio il numero 11 Manglaviti che sta entrando in aria, supera il Baccellieri, però non è lucido sotto porta. I giochi di fuoco però il San Giorgio li ha fatti con un campionato alla grande. Sì, il campionato veramente alla grande, si è superato nel girone di ritorno, il San Giorgio si è superato il record del girone d'andata, il girone d'andata sono state 9 vittorie consecutive, il girone di ritorno ne ha fatte già 10, quindi si è superato alla grande lui stesso, anche i giochi di fuoco sono ottimi per questo motivo. Letteralmente trascinate dal Cobra, autore di 34-35 reti. E il Cobra è autore di 34 reti, oggi parlando con lui diceva speriamo che riesca ad arrivare a 35, per almeno 35 gol fatti sul campo, come diceva il Cobra. Sono momenti interlocutori, ancora le squadre stanno badando più che altro a studiarsi a centrocampo, non sono alla Sorbona, a Cambridge, però sono momenti di studio. Domenico Tripodi. Sì, beh, anche una partita molto importante quella di oggi per entrambe le squadre, sia per il San Giorgio che una vittoria potrebbe significare approdo in prima categoria, sia anche per il Melito che potrebbe allungare sulle dirette inseguitrici e consolidare il terzo posto. Il San Giorgio naturalmente deve fare la partita e la sta facendo, il Melito onorerà questo match con piena dignità e con piena responsabilità. Sì, sicuramente avete visto che il Cobra ha mancato di un attimo il tap-in del vantaggio del San Giorgio, sicuramente come dicevamo il Melito qua onorerà oggi la sua partita e non lascerà nulla di intentato per poter portare a casa lui i 3 punti, perché giustamente è una squadra tra l'altro che lotta anche il Melito per la promozione in prima categoria. Proprio qualche istante fa il Melito è andato vicinissimo alla marcatura. Il San Giorgio è andato vicinissimo alla marcatura. E prima del San Giorgio il Melito 2 minuti prima è andato vicinissimo alla marcatura, che è stato Ienuso, è stato prontissimo a bloccare la sfera. E nella ripartenza poi sul calcio d'angolo dopo l'intervento di Manglaviti che ha tirato a botta sicura, il portiere ha respinto il calcio d'angolo. Battuto il calcio d'angolo da Simone, se non vado errato, da Sartiano sempre l'ha battuto, ha mancato l'appuntamento il Cobra per il tap-in. Comunque mi sembra che il San Giorgio abbia ben interpretato l'approccio iniziale, ha avuto già 3-4 palle gol per sbloccare il risultato. Domenico Tripodi.
Sì, ha mancato lì l'impatto in rete del Rappocciolo. Grande occasione mancata per i padroni di casa. Beh, direi che fino adesso la capolista sta giocando davvero da capolista. Comunque il merito ha avuto anche la sua palla gol. Sì, se non sbaglio prima con Ciglione e Roberto, tanto che è stato bravo Ienus a parare. I minuti sono 8 e 30 nel corso della prima frazione di gioco a Longhi Bovetto di Reggio Calabria, zona Valanidi, impianto Ciccio Cozza, è sempre 0 a 0 fra la capolista del girone. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone F Calabria, 25esima giornata, manca soltanto una giornata. Le previsioni sono state rispettate perché il San Giorgio, dopo le prime due giornate così così, ha innestato la quinta marcia. Sì, ha innestato la quinta, è stata solo un'escalation alla classifica fino a oggi, diciamo. Se andiamo a vedere sulla carta, mi sa che, se non vado errato, c'è stato solo un pareggio che ha interrotto la serie positiva di vittoria. Si distende bene la difesa ospite con Barilla che riceve, cerca di mettere in movimento il compagno di linea Verducci, ci ha messo una pezza Borghetto in fallo laterale all'altezza della tre quarti campo, si incarica di effettuarla Barilla a beneficio di Verducci che viene strattonato, anzi l'arbitro, era un duello fra due numeri 7, l'arbitro opta per una punizione a favore della squadra di casa, già battuta da Borghetto. E questi era Menniti che ha chiamato in causa il lontano, non c'è. Si sono cambiati il numero, il 7 è diventato Carito e l'8 è diventato Menniti. Ora li stavo guardando qua. Vedi che il 7 è Carito e l'8 è Menniti. Invertili perché l'hanno cambiato poi all'8. Se lo correggi pure qua, per favore, così quando... C'è stata un'inversione di numeri, tanto per cambiare, adesso il numero 7 è Caridi, l'8 è Menniti, quindi chiediamo scusa per eventuali papere, compresa quella iniziale, ai nostri telespettatori. Intanto c'è un altro corner a favore della formazione di casa, i minuti sono 11 nel corso del primo tempo, risultato sempre 0-0 al Longhi Bovetto di Reggio Calabria. Parte il cross e ancora una volta se l'è cavata per il rotto della cuffia, ma il San Giorgio ci crede e tenta in tutti i modi di sbloccare il risultato. Sì, in effetti si vede che San Giorgio ci sta credendo a bruttissimo fallo, che questo doveva intervenire l'arbitro e sanzionare anche il calciatore, perché è un fallo inutile quello fatto a centrocampo, diciamo, dalla tre quarti dell'avversaria. Sì, come dicevamo, il merito adesso in questo momento si è salvato per il rotto della cuffia, perché sono stati bravissimi i difensori a bloccare l'avanti, che se non vado errato stavolta era Sartiano che era proprio vicino sotto porta. Non per niente il merito a una delle migliori difese del campionato. Sì, infatti se andiamo a vedere i gol subiti, il merito, se non vado errato, è al primo posto addirittura come gol subiti, quindi è la migliore difesa in assoluto della seconda categoria. Non sarà facile venire a capo di questa partita. Ma è una partita che è un po', diciamo, strana, nel senso che secondo me chi riesce qua a fare gol non ci vuole niente che faccia sua la gara. Una gara che potrà finire con molto sterile come gol, secondo me. I padroni di casa hanno avuto numerose palle gol, ma il merito, quando capita l'occasione, colpisce anche in contropiede. Domenico Cipoti. Sì, abbiamo visto prima Zaccone che è entrato in aria, peccato per il passaggio che non è andato a buona conclusione. Come vedevo prima, Cuzzola ha colpito di testa, è stato bravo pure l'estremo difensore del merito a parare. Beh, stiamo parlando anche della migliore difesa del campionato. Ti chiamo dopo.
il gioco è fermo, c'è un calcio piazzato a favore della formazione di casa. Sulla linea di battuta sembra punizione per il San Giorgio, l'arbitro va a controllare che tutto sia in ordine, se la descrive Paolo Sigleri. Sì, sulla palla vedo, se non vado errato, Manglaviti che batte il rasoterra e il pallone dà l'impressione del gol, ma è andato nettamente fuori, il portiere era ben piazzato, quindi non, Manglaviti non poteva sicuramente da quella posizione dove si trova il portiere mettere direttamente indietro in rete. Il Melito non sta facendo le barricate, ma nemmeno il San Giorgio si è dato all'arrembaggio. Sì, in effetti il Melito sta facendo la sua partita, il Melito, giustamente per cercare di contrastare gli avanti, perché ha capito quali sono le due punti di forza del San Giorgio e cercano di contrastare proprio le due punte, senza fare barricate, logicamente, giocandosi la sua partita. Adesso vediamo che ancora la difesa, che libera abbastanza bene, abbiamo il numero 3 Tripodi, che ma la palla in fallo laterale. Sì, pronto? I minuti 15 nel corso del primo tempo, dopo un quarto d'ora ancora non si è vista nemmeno una rete. Beh, credo che ancora entrambe le squadre siano in fase di studio. Ci tengo a precisare che arrivati quasi a metà campionato si diceva che San Giorgio fosse prima per il fatto che la Propella l'abbia perso 3-0 a tavolino la partita contro il Ravagnese, quindi l'abbia scavalcato. Secondo me il primo posto il San Giorgio, arrivati a questa partita, la penultima del girone di ritorno, credo che il primo posto sia meritato. Quindi c'è 40 nel primo tempo. Intanto Zaccone è andato a protestare con l'arbitro, Zaccone che ha rivendicato la concessione di un calcio piazzato, non era dello stesso avviso l'arbitro che ha fatto continuare. Sì, secondo il direttore di gara sia stato giusto che il gioco doveva proseguire, quindi ancora Calabro con questo lancio in profondità, Zaccone rete. Zaccone ha fatto un bellissimo gol, scusate Zaccuri, io invece di dire Zaccone. Zaccone è un ragazzo che si è cresciuto anche qua nelle file del Valaniti, ha militato negli giovanissimi, negli allievi qua da noi e poi è stato anche nella Reggio Mediterranea, nella Juniores. È un ragazzo che è abbastanza sveglio, un ragazzo tranquillo e senza grilli per la testa. Abbiamo visto che la sua entrata in aria non ha lasciato scampo a Ienuso, battendolo sul secondo palo. E siamo giunti al 17° minuto del primo tempo e il San Giorgio si trova sotto di un gol. Futsal Merito 1, San Giorgio 0. Domenico Tripodi, allora che cosa hai visto? Beh, un gran gol di Zaccone, tiro di destro che è imparabile per il portiere Ienuso, secondo me gol meritato. Risultato bugiardo, perché ha pressato di più il San Giorgio e avrebbe meritato sicuramente almeno un golletto. Sì, questo diciamo il risultato è mezzo bugiardo, non molto, perché come ci insegna il calcio è gol sbagliato, gol subito, in effetti il San Giorgio ha sprecato troppo e ha subito la legge del calcio. Non c'era bisogno dell'oroscopo o di consultare la pizia dell'oracolo di Delfi per capire che il gol sarebbe arrivato. Sì, in effetti non c'era bisogno giustamente consultare nessun
nessun oracolo per capire che il gol o da una parte o dall'altra era nell'aria. È stato più bravo il Melito a essere preciso sotto porta, freddo e senza problema. Adesso è stato ammonito nelle file del Melito il numero, il Calabro è stato ammonito in questo momento il numero 9 Calabro. È una partita vera, intanto spuntano i primi cartellini gialli. Sì, è una partita fino adesso molto tranquilla, credo che l'ammonizione sia un po' esuberante. I minuti 18, quasi 19 nel primo tempo, San Giorgio 0, Melito 1, autore del gol al 17esimo. Zaccone. Ancora una volta il San Giorgio ha tentato la via della rete. Ancora una volta, sempre con l'onnipresente Sartiano, che stavolta dalla lunga distanza ha impegnato il portiere Cilione, che però è stato bravo di pugno a respingere in calcio d'angolo. Voleva imitare Andrea Pirlo. Voleva imitare Andrea Pirlo, che oggi ha segnato il primo gol della Juve contro il Torino, però ora sono sull'1-1, Torino è 2-1 per la Juve, per il Torino qua mi dicono che sta vincendo il Torino 2-1 sulla Juve, e Pirlo aveva segnato un bellissimo gol per come si era sentito dalla telecronaca, e oggi Sartiano voleva fare come lui, però è stato bravo Cilione a rispondere con i pugni e a detti stretti e mandare la palla in calcio d'angolo. 20esimo del primo tempo, San Giorgio 0, Melito Futsal 1, autore del gol, Zaccone al 17esimo con un tiro dentro l'area che si è insaccato all'incrocio dei pali, una sciabolata, un autentico missile terra-aria sul quale nulla ha potuto il pur bravo Ianuso, che non è l'ultimo arrivato. Sì, è proprio bravo Ianuso, però là non ci poteva fare niente, perché sono delle palle quelle che sono molto velenose per i portieri, perché specialmente quando si trova quasi a tu per tu col giocatore, la palla era diretta sul secondo palo, lontano da dove si trovava lui, all'incrocio, quindi là penso che neanche uno dei grandi portieri di nazionale cose ci possono fare nulla. È stato chiamato a dirigere questa partita il signor Natale Guarnaccia, che è sicuramente una delle giacchette più prestigiose, più attente e più sicure tra virgolette. Sì, Natale Guarnaccia ormai i campi di gioco ne ha calcati per anni, in effetti lui è una vecchia volpe come arbitro, è stato nei suoi tempi anche un bravissimo arbitro e tuttora continua anche a farsi rispettare nel campo dai giocatori. I minuti scorrono, 21 e 40, sempre 1-0 per il Melito, e ora ha fallito in maniera clamorosa il gol del pareggio. Sì, in maniera clamorosissima il gol del pareggio, proprio con l'avanti Manglaviti, che poteva benissimo appoggiare sul Cobra, che era ancora messo meglio in posizione rispetto a lui. Il San Giorgio non demorde, sicuramente se continuano così potrebbe anche arrivare al pareggio. Fioccano le occasioni da rete al Longhi Bovetto di Valaniti, come la neve a Courmayeur a favore della squadra di casa, che però ancora una volta ha sciupato in malo modo la grossa occasione capitata per il pareggio. Come dico sempre, se non la metti dentro rischi di prendere gol, come infatti diverse occasioni mancate per i padroni di casa, hanno subito gol, ancora stanno attaccando come dei rulli compressori, senza esito però. C'è un colpo di testa da parte del difensore esterno Paturzo, questo invece è il suo collega di linea Pezzimenti con un lancio sulla tre quarti.
Non abbocca Ciglione, cerca di andarsene. Non era fuori. Ma cretino, come fa a Maverito? Guarnaccia! Guarnaccia, come fa a Maverito? Rimessa laterale, già battuta. Manovra Borghetto, dialoga con Paturzo. E da questi ancora verso Manglaviti, che riesce miracolosamente a trattenere il pallone prima che la sfera finisca a bordo campo. Manovra Candito dalla parte opposta, esterno destro, un colpo di testa da parte di un difensore, ancora Candito porta a spasso il pallone, lo cede indietro al portiere, svirgolata del portiere, porta sguarnita, respinge ancora Candito, Barilla, viene stretto in sandwich fra Borghetto e Caridi. Ecco il motivo di questo calcio piazzato. Si lamenta, avete visto un intervento non proprio delizioso. Sì, però per il direttore di gara si tratta solamente di rimessa laterale, credo che sta arbitrando discretamente. Adesso calcio di punizione per il Melito, atterrato lo stesso Giovanni Calabro. Calcio piazzato per il Melito, ce lo descrive Paolo Sicleri. Sì, calcio piazzato per un fallo, fallo su Barilla, e su Calabro il fallo era stato, e vediamo che sulla palla ci sono Candido e ora si è allontanato Zaccone che era là vicino. L'arbitro Guarnaccia sta facendo rispettare i 9,15 m, che mi sembra che ci siano tutti, che poche volte si vedono i 9,15 m nelle punizioni. Si prepara Candido, batte il centro e arriva di corsa il numero 9. Ottimo tiro, ma sbaglia Mire Bersaglio. Con un ottimo tiro, però la palla è andata a finire alle stelle perché è sbagliato completamente lo specchio della porta. Merito che nonostante il vantaggio ci prova. Sì, ma è giusto che sia così, perché i padroni di casa fino adesso hanno fatto la partita, il Melito ha approfittato dell'unico errore del San Giorgio, infatti ha pagato molto. Usufruisce ora di un calcio piazzato alla formazione di casa, punizione decretata dall'arbitro il signor Natale Guarnaccia di Reggio Calabria, quando siamo giunti al 27esimo minuto del primo tempo. Il risultato è sempre saldamente in pugno al Melito Futsal grazie al gol messo a segno al 17esimo da Zaccone. Grappolo di Dominaria, sta per partire il cross, l'arbitro controlla che tutto sia in ordine. E arriva il pareggio. E il Cobra, ecco qua il suo nome, il Cobra, sempre vicino ai portieri quando si tratta di punizione, perché lui sa che il 90% delle volte punizioni in questo modo si possono essere il portiere che respinge, lui è là, un avvoltoio, e al 27esimo minuto il San Giorgio con il gol del Cobra Rappocciolo, che pareggia le sorti dell'incontro. Non c'era bisogno del navigatore satellitare per capire che sarebbe arrivato il golletto, l'avrebbero trovato.
Sì, assolutamente non c'era bisogno di nessun navigatore né di nessun mago per farcelo capire che sarebbe arrivato un gol da parte del San Giorgio, perché stava spingendo, pressando, e gli avanti del San Giorgio erano tutti sempre in apprensione per cercare di poter sovrastare la bellissima difesa che oggi ha messo in campo il Futsal Melito, che con onore sta difendendo i propri colori della propria città. Ben allenato da Silvio Malaspina, uno dei maghi tra virgolette più in vista dell'intero comparto. Sì, Silvio Malaspina è anche un allenatore che, a parte quando giocava, che era un grande calciatore, e ora da allenatore si sta dimostrando di essere veramente all'altezza della situazione, portando su questa squadra formata quasi da ragazzi, che dal nulla è nata, portata avanti, adesso si ritrova in seconda categoria e merita anche il Futsal Melito, merita anche categoria superiore, non solo per la squadra ma anche per la città di Melito, che è stata sempre negli allori del calcio la città di Melito, e meriterebbe avere una squadra ad alti livelli anche. C'è qualche protesta di troppo sulla panchina, l'arbitro è andato subito a sedare. Sì, vabbè, il nervosismo purtroppo, ma quando sono proteste così sono normali nel campo, perché si sa, un po' di nervoso c'è sempre. Le partite, questa partita viene sentita molto sia dalle panchine che dai calciatori in campo. In campo e sugli spalti comunque si vede una partita corretta, leale e sincera. Sì, una partita correttissima, che dovrebbero essere tutte così le partite, perché se me ne sono accorto prima che c'è stato un fallo di un calciatore, subito è andato dall'avversario a scusarsi, a dargli la mano chiedendo scusa per l'intervento. Sono poche le partite che si vedono così. Trentesimo, riepiloghiamo la successione delle reti con Domenico Tripodi. Il primo gol è stato messo a segno dagli ospiti. Rappocciolo 2-1. Doppietta di Rappocciolo. E sono 36. Il sibilo del Cobra. Sì, il sibilo del Cobra, come ti dicevo, hai visto che lui è sempre là, sotto porta, che non si fa intimorire da nessuno, ed è l'avvoltoio, un avvoltoio. E pronto subito a mettere il suo tapin sulle palle che arrivano nell'area piccola specialmente. E non è facile, voglio dire, in quel groviglio di gambe con la difesa del Melito, una delle migliori del campionato. Sì, assolutamente, non è facile assolutamente, perché c'erano tre giocatori del Melito, lui in mezzo a tutte quelle gambe, riuscire a mettere il suo zampino, il suo scarpino, diciamo, e raddoppiare nello spazio di 3 minuti il San Giorgio ha ribaltato la situazione, portandosi sul 2-1 qui a Longhi Bovetto. Ribaltone San Giorgio, Domenico Tripodi. Ribaltone giusto, fino adesso avevano giocato soltanto i padroni di casa. Grande Rappocciolo, che con la sua doppietta momentanea vola a quota 36 reti. Credo che avere un giocatore come Rappocciolo in questa squadra sia un lusso per Mister Api. Hanno avuto naso i dirigenti Mister Api a pizzicare tra virgolette un avvoltoio e il buitre come Sasà Rappocciolo. Sì, hanno avuto veramente naso, intuito, a vedere che ora qua c'è, vediamo che l'arbitro Guarnaccia si arrabbia con un calciatore del Futsal Melito, perché aveva battuto contro l'altro calciatore per farlo ammonire, però lui non si è fatto intimorire, l'arbitro, e ha richiamato verbalmente il numero 4 del Futsal Melito, il giocatore Candido. Di sicuro non si lascerà sfuggire la partita di mano. No, assolutamente non si lascerà sfuggire la partita di mano. In effetti adesso ha rifermato di nuovo il gioco, perché Candido, siccome lui l'ha fermato la prima volta, ora è l'arbitro che deve fischiare per far rimettere la partita. Il Melito non ci sta a perdere la partita. No, assolutamente, in effetti il Melito sta cercando in tutti i modi di concretizzare per poter raggiungere subito il pareggio, perché non regalerà nulla oggi qua a Longhi Bovetto, tranquillamente, al Melito.
I minuti sono 33 nel corso del primo tempo, risultato 2-1 per i padroni di casa. La punizione del Melito non ha avuto gli esiti sperati. Vabbè, sta facendo buona guardia per ora la difesa del San Giorgio. Come dicevo prima, grande ribaltone dei padroni di casa con una splendida doppietta del Drago Rappocciolo al gol, che rispondono al gol di Zaccone. Ancora il Cobra, sempre appostato nell'area piccola. Un cross di Manglaviti al centro e il Cobra tra due difensori riesce ancora una volta a metterci lo zampino e portare a 3 il gol per il San Giorgio, quando siamo giunti al 34esimo minuto del primo tempo. Un arcobaleno lungo una quarantina di metri. Un arcobaleno veramente lungo più di 40 metri, anche qua sugli spalti ci sono coriandoli che volano a questo terzo gol di Rappocciolo, che vanno a coreografare la tribuna qua del Longhi Bovetto, che è gremita di spettatori che si vedono in queste categorie, si vedono poche volte. Hooligans e skinhead che comunque sono gratificati dai loro beniamini. Sì, hooligans e skinhead che sono gratificati, che sono messe assieme, cosa che si in una gran festa che è il calcio. Sì, sì, pronto signorina? Sì, sì, pronto, mi sente? In soli sei minuti la tripletta del Cobra ha steso il Melito. Diciamo che anche effetto di tre errori difensivi, due respinte sbagliate del portiere e una dormita colossale del difensore. Beh, il Bomber si vede che è capocannoniere, ben 38 reti se non sbaglio. E niente, San Giorgio è in vantaggio meritatamente. Ci sono circa 500-600 spettatori. 35esimo minuto del primo tempo al Longhi Bovetto di Reggio Calabria, zona Valanidi, impianto Ciccio Cozza. San Giorgio extra 3, Melito 1. La successione delle reti ce la descrive Domenico Tripodi, Yam Calcio. Al sedicesimo vediamo il gol di Zaccone. Primo tempo, dopo 27esimo, 30esimo e 33esimo, tripletta di Salvatore Rappocciolo per il San Giorgio. 3-1 il risultato e siamo al 36esimo del primo tempo. C'è qualche accenno di nervosismo nelle file del Melito, non solo per i 3 gol subiti nello spazio di 6 minuti. Sì, penso che sono anche per i 3 gol subiti nello spazio di 3 minuti il nervosismo, poi qualche falletto anche di troppo da parte del San Giorgio, che magari poteva, i giocatori potrebbero stare anche un pochino più calmi e giocare la partita, non rovinare questa bellissima partita che ci stiamo vedendo oggi, perché stanno giocando bene entrambe le squadre. Giustamente è stato Rappocciolo l'artefice di questa partita, è quello che ha risolto, diciamo, a favore della propria squadra, il risultato che fino a questo momento volge a favore del San Giorgio con il 3-1. Al bellissimo gol di Zaccone ha risposto il Cobra con 3 reti. Adesso vediamo che il Melito, questo è un calcio di punizione, però l'arbitro non è della nostra opinione. 37esimo, gioca tranquillo il San Giorgio quando ha un Bomber come Sasar Rappocciolo. Sì, diciamo che l'attacco e il gol arrivano dai suoi piedi, anche dai passaggi con i contagiri dei compagni. Diciamo, ci arriva una notizia da Boccale tra Propello e Lo San Gaetano 0-0 ancora.
Quindi con questo risultato il San Giorgio è in prima categoria. A prescindere. A prescindere da questo, sì, a prescindere dal risultato che c'è qua, anche il risultato giustamente del... Doppio risultato a favore fino a questo momento. Doppio risultato a favore fino a questo momento per il San Giorgio. Siamo già qua al 38esimo minuto del primo tempo e ancora ci sono 45 minuti da giocare e nel calcio è mai dire mai. La formazione di Meduri e Caridi comunque non aspettava certo la 25esima giornata per decidere. No, assolutamente, non aspettava la 25esima giornata per decidere le sorti del campionato. In effetti, se andiamo a vedere l'escalation, sono con quella di oggi, se finisce così, sono 11 vittorie consecutive che penso che poche squadre abbiano fatto in questa categoria, in questi risultati di 11 vittorie consecutive. Si distende ora Barilla in avanti sul settore di destra. Viene affrontato in maniera rude e irregolare a parere dell'arbitro, va a scusarsi con Barilla Manglaviti, un fallo sulla tre quarti fischiato dall'arbitro a favore del Melet. Un fallo dove ci poteva stare benissimo anche il cartellino giallo, visto che prima ha dato un cartellino giallo qui sulla metà campo a un giocatore Militese, credo che poteva starci anche il giallo. Nel frattempo vediamo Candido che crossa nel mezzo per Giovanni Calabro. La palla arriva a Barilla. Rigioca ancora con Verducci. È costretto a ripartire dietro. Merito che spinge in avanti alla ricerca del gol per riaprire il match. Sì, il Melito non si sta fermando per niente, era rimasto con due uomini solamente in difesa, oltre l'altezza quasi al centrocampo, i due uomini della difesa altissimi, sta spingendo in avanti per cercare di accorciare le distanze e poi nel secondo tempo giocarsi tutta la partita. Zaccone entra in area, cross, tiro, un tiro cross. Un tiro cross, un mezzo tiro cross, perché lui forse ha puntato anche la porta, però... Non ha boccato Ienuso, cioè non si è spostato verso il centro, nel qual caso il pallone si sarebbe infilato nell'angolino. E beh, è chiaro, ma Ienuso è una vecchia volpe delle porte, quindi non ha beccato per niente all'amo proposto da Zaccone, che come stiamo vedendo sta facendo una bellissima partita anche Zaccone. Fallissimo stavolta sul numero 11 Manglaviti, e dagli spalti che protestano chiedono i cartellini, mentre dagli spalti si devono stare zitti, è l'arbitro che deve decidere se è da sanzionare. Come in precedenza non ha sanzionato nemmeno un paio di interventi, diciamo, al limite del cartellino. Sì, in effetti, quello dico, gli spalti devono solamente guardarsi la partita, tifare e lasciare l'arbitro arbitrare, lasciarlo tranquillo, perché l'arbitro sa, e non è un ultimo arrivato il signor Guarnaccia, quindi sa lui se è da casa sanzionare o meno. Per gli spalti magari può essere, però è inutile protestare in quel modo, è una partita, la partita si gioca sul campo, non sugli spalti. L'arbitro sta dirigendo con equilibrio, Domenico Tripodi. Beh, sta facendo una discreta direzione di gara. Ennesimo calcio d'angolo a favore della formazione di casa, che cerca di mettere il risultato nel freezer. Sì, ennesimo calcio d'angolo, ancora di nuovo Sartiano che ha battuto. Il colpo è stato stavolta di Paturzo, che col piattone manda completamente fuori dallo specchio della porta. Merito che propone l'ennesimo tema offensivo. Tripodi, Zaccone, si incunea, si libera dei due o tre avversari, non del quarto, che lo stende. Tutto regolare per l'arbitro, ci poteva essere la concessione di un calcio piazzato. Sì, ci poteva pure stare ora l'arbitro ferma Sasar Rappocciolo in un offside molto dubbio. Comunque ci poteva stare benissimo prima il fallo su Zaccone, perché sì, l'intervento è stato sulla palla, però ha anche bloccato il calciatore che stava andando diretto verso la porta, quindi c'è stata anche un'ostacolazione diretta su Zaccone.
Non c'era o c'era? Sentiamo Domenico Tripodi. Secondo la mia opinione, inesistente il fuorigioco. Se ne poteva. 43 nel primo tempo, 3-1 per il San Giorgio, attacca ora la formazione di casa, ancora con Manglaviti che poi non è riuscito a tirare indietro la gamba, c'è l'ennesimo fallo. Baccellieri a terra perché giustamente Manglaviti non è riuscito a tirare indietro la gamba e il difensore centrale, il capitano Baccellieri, grande capitano, grande difensore, è andato a sbattere contro il ginocchio di Manglaviti e adesso è rimasto a terra, vediamo un attimino, però sembra che è nulla di grave, anche per, però vediamo che l'arbitro chiede aiuto. Autorizza l'ingresso del massaggiatore. Massaggiatore, quindi può darsi che il problema magari è un pochino più pesante, ma il dottore Baccellieri credo che si curerà anche lui da solo con la sua mentalità di grandissimo uomo e grandissimo difensore. Siamo ormai agli sgoccioli, facciamo il punto con Domenico Tripodi, Iam Calcio. Sì, manca quasi meno di un minuto. Nel frattempo il gioco è momentaneamente fermo per un contrasto ai danni di Baccellieri, che adesso si rialza, si sposta fuori dal campo. Comunque, ricapitolando le reti, al 16° vediamo il gol di Zaccone per il momentaneo vantaggio del Melito. Al 27° sempre del primo tempo troviamo il pareggio con Rappocciolo. Al 30° il 2-1 ancora di Rappocciolo e al 33° il 3-1 di Rappocciolo. Quindi tripletta di Rappocciolo che momentaneamente quota 37 reti in questo campionato. Quindi sfiora il record dei 40. Melito che cerca di sfruttare gli ultimi scampoli di gara. C'è un tiro che ha incocciato Danilo Romeo. Poi sparacchia alla meno peggio Nocera e quindi sarà il Melito con Tripodi a mettere in movimento i propri attaccanti. Manglaviti si libera in bello stile di un paio di avversari, cerca di mettere in movimento sul settore di destra Borghetto con un cross sotto porta, libera Baccellieri che evidentemente si è ripreso bene. Spiove in aria un cross, ancora Sartiano va al tiro dal limite, respinge la difesa ma insiste ancora in avanti la formazione locale. La palla rimane lì e il San Giorgio che cerca in tutti i modi di mettere il risultato in cassaforte per andare al riposo in maniera tranquilla. Sì, il San Giorgio sta ancora pressando nonostante il vantaggio, il doppio vantaggio sul futsal. Sembra che l'arbitro abbia concesso almeno 2 o 3 minuti. Se non vado errato, non ho visto male, mi sembra che ha alzato 3 minuti il recupero, che già uno dei tre se n'è già andato, siamo quasi nel secondo minuto, siamo già nel secondo minuto del primo tempo e vediamo che il futsal Melito si appresta a battere un altro fallo laterale con il numero 2 Barilla, però l'arbitro neanche fa battere il fallo laterale che fischia la fine del primo tempo. Il risultato 3-1 a favore dei padroni di casa e adesso andiamo a vederci poi il secondo tempo sperando sempre una bella partita come abbiamo visto già ora nel primo tempo. Riepiloghiamo con Domenico Tripodi, Iam Calcio. Sì, l'arbitro credo che abbia concesso 2 minuti di recupero, la partita è finita al 47°. Niente, ricapitoliamo sempre i gol, troviamo al 16° il gol di Zaccone. Angoli ammoniti, tutto. Gli angoli sono 5-0 in favore per il San Giorgio, ammonito, un solo ammonito nelle file ospiti, troviamo Barilla.
tre fuorigiochi a zero per il San Giorgio. Entrambi, tutti e tre, credo che siano stati per Salvatore Rapoccio. È proprio tutto per quanto riguarda la prima frazione di gioco. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.